Qual è la differenza tra il soffocamento e il riflesso faringeo dell'allenato? Cioè quando l'allenato fa... sembra quasi che si strozzi. È una cosa molto importante da conoscere per tutti i genitori, in modo tale che vi approcciate all'autosvezzamento in maniera pratica, facile e senza stress. Ecco perché lo andremo a chiedere alla nostra collega nutrizionista, ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matteo Silva, osteopata neonatale e pediatrico. Io sono Dell'Oro Federica, biologa nutrizionista, mamma di Lavinia e autrice del corso autosvezzamento pratico, facile e senza stress, che troverete sul sito dottorsilva.com. Vi lasciamo qua sotto il link in descrizione ed entriamo subito nel vivo dell'azione. Allora Fede, qual è la differenza tra soffocamento e riflesso faringeo, quindi il gag reflex? Allora, il soffocamento vuol dire proprio un'ostruzione delle vie aeree, quindi vedrete il vostro bambino, spero mai, proprio soffocare, quindi non riesce ad emettere nessun suono, potrebbe diventare rosso, in quel caso bisogna intervenire e a questo proposito vi consiglio a tutti il corso di disostruzione pediatrica. Ma il soffocamento in realtà in svezzamento è veramente un evento molto raro, infatti i casi di soffocamento si hanno più avanti nella fascia 2-4 anni, quando abbassiamo un po' la guardia. Come possiamo noi prevenirlo facilmente? Partiamo assolutamente da questa, esatto, che è la cosa più importante. Possiamo prevenirlo andando ad offrire cibi con consistenze e tagli sicuri, perché se noi offriamo il cibo correttamente, il nostro bambino non potrà mai soffocare. Vogliamo fare dei piccoli esempi? Assolutamente. Se noi ad esempio proponiamo dei formati di pasta idonei allo svezzamento, come gli spaghetti, farfalle, fusilli, dei ravioli tagliati a pezzetti o dei legumi decorticati e schiacciati, verdure tagliate a bastoncino, siamo sicuri che il nostro bambino non possa soffocare. Però, come dicevi tu giustamente, c'è un riflesso che spaventa molti genitori, cioè vedere il proprio bambino fare il gag reflex non è sicuramente piacevole, però in quel caso lì non dovete intervenire, perché questo riflesso è un riflesso innato preziosissimo che non va scambiato per il soffocamento, anzi è un riflesso che permette al bambino di imparare a masticare e quindi di prevenire il soffocamento. Cosa succede? Se il vostro bambino passa dal latte, quindi dall'alimento liquido, o se avete iniziato con uno svezzamento morbido, dalle pappe, quindi sempre delle consistenze molto omogenee, a dei pezzettini, potrebbe ingoiare un pezzettino un pochettino più grosso, ma comunque sicuro, quindi che non può ostruire le vie aeree. Quindi noi siamo sicuri che una volta che offriamo delle consistenze e dei tagli adeguati, quindi che non potranno mai soffocare il bambino, facciamo finta che sia il risotto, facciamo finta che sia lo spaghetto o una parte di verdurina cotta, quindi morbida, magari tagliata a striscioline in maniera sicura, noi sappiamo che anche se le va un pochettino di traverso, non potrà mai e poi mai ostruire le vie aeree. Di conseguenza siamo tranquilli che quando si manifesta quel riflesso di cui parla Federica, quindi il gag reflex, il riflesso faringeo, il bambino farà in questo modo, ma solamente per prevenire che quel pezzettino di cibo vada dalla parte sbagliata, esatto, e lo ributti fuori. Cosa succede? Questo pezzettino che è andato un po' troppo in fondo torna in bocca e obbliga quindi il bambino a rimasticarlo correttamente. Questo è un allenamento, una palestra per il nostro bambino, perché quando inizierà più avanti, ovviamente, quando avrà la dentizione completa, a mangiare qualsiasi tipo di cibo, anche non in questo formato, perché potrà triturare con i denti tutto il cibo, anche quello più duro, lui sarà bravissimo a masticare. Assolutamente. Quindi questa conoscenza di questa differenza è fondamentale. Da una parte c'è una prevenzione importantissima primaria del soffocamento, quindi con le consistenze e tagli sicuri, di cui abbiamo parlato perfettamente nel videocorso di Federica, autosvezzamento pratico, facile, senza stress. Conoscere la parte di prevenzione secondaria, che è la parte di manovre di disostruzione, trovate il videocorso della nostra pediatra sul sito web dottorsilva.com, e soprattutto conoscere il riflesso faringeo in modo tale che quando si manifesta voi siete tranquilli che il vostro bambino sta solamente manifestando un riflesso fisiologico e non è per nulla soffocamento. Ecco, in quel momento non intervenite, lasciate che ci sia questo riflesso, anche perché pensate a un bambino che sta gestendo dei cibi nuovi, per lui una scoperta, è contento e vede il genitore o chi si occupa di lui preoccupato a intervenire, diventa anche lui impaurito, quindi non mettiamo paure e ansie inutili al nostro bimbo.
Per questo il tuo videocorso si chiama anche Senza Stress, ma senza stress sulla consapevolezza e la sicurezza che noi garantiamo in autosvezzamento. Detto ciò, buon percorso di autosvezzamento a tutti, venite a trovarci sul nostro sito web che vi lasciamo qua nel link in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Grazie, a presto!